Ne trovate anche per la pagina sportiva del TG Noi l'apertura dedicata al calcio alla Lucchese impegnata al Port Elisa contro l'Alessandria. Lucchese che sta giocando proprio in questi minuti mentre vi parliamo vi rimando alle prossime edizioni del TG Noi per un ampio servizio eh, con tutte le azioni salienti della sfida giocata al Port Elisa. Parliamo adesso di calcio dilettanti e partiamo dalla serie D con i risultati della dodicesima giornata del girone E. Argentina Montecatini 0-0, Finale Ligure San Donato 2-2, Lavagnese Unione Sanremo 1-1, Massese Scandicci 2-1, Ponzacco Albissola 2-0 Real Forte Querceta Legorna 1-0, Rignanese Sestri Levante 3-1, Savona Viareggio 0-1, Seravezza Chivorgo 0-2. Adesso in testa il Ponzacco con 26 punti, Viareggio 25, Sanremo 24, Serevezza e Massese 23, La Bagnese 20, Ralforte Querceta 16, il Ghibiborgo sale a quota 14, vedete tante squadre ancora con l'asterisco sono le squadre che non hanno giocato la scorsa domenica a causa del maltempo sicuramente la sfida più attesa della giornata era il derby fra Seravezza e Ghibiborgo che abbiamo seguito con le nostre telecamere nelle prossime edizioni vi forniremo un ampio eh, resoconto della sfida ma intanto vi facciamo vedere i gol tutti nel primo tempo al 26esimo è eh, Frati a sbloccare la sfida in sacca, ripetendo in rete una palla persa dalla difesa del Seravezza, il giocatore del Ghibiborgo porta in vantaggio la formazione bianco-rossa al 26esimo appunto del primo tempo. Seravezza che poi cerca di reagire ma al 42esimo arriva il raddoppio del Ghibiborgo. Nottoli che sfrutta un lancio lungo e salta il portiere avversario, queste le due reti che hanno deciso la sfida, ma come vi dicevo poi approfondiremo anche con le interviste questo derby nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Andiamo in eccellenza all'undicesima giornata del Girone A. Cenaia San Mignato 0-2, Quaiopelli San Marcavenza 3-3, Fucecchio Castelfiorentino 0-1, Gambassi Urbino Taccola 1-0, Grosseto Poggi 0-0, Larcianese Piombino 1-2, La Portuale Ponte Bugianese 1-0, San Gimignano Castelnuovo 3-0. Una sconfitta pesante. Per i blu ma contro la capolista che si conferma quota 24 punti davanti a Cuoio Pelli e Grosseto, che sono a 22, Piombino 20, Poggi Bonzi 19. Il Castelnuovo rimane nella parte medio-bassa della classifica con 12 punti, chiusa da Fucecchio 8. Urbino Taccola 7, in promozione il girone a nona giornata. Camaiore Petrasanta 3 a 4, Candeglia Calenzano 1 a 3, Lamari Villa Basilica 1 a 1, Lampo Folgor -Marli a 0 a 1, Luco Quarrata 2 a 1, Pontremolese Sagginale 0 a 0, Vaianese malisetti 0 a 2, Vorno Real Cerretese 2 a 2, in testa il Vorno a 19, Real Cerretese 17, Lampo Pietrasanta e Folgor -Marli a 15, Camaiore Calenzano 14, Quarrata Villa Basilica e Malisetti 13, Luco 11, Lamari Sagginale 10, chiude la Vaianese con 3 punti. Andiamo ai risultati di prima eh, categoria, non aggiornata: Fornoli Serricciolo 2 a 3, Acqua Calda River -Pieve 0 a 1, Apuagna Capezzano 1 0, Don Bosco Pontigiana 0 a 1, Sexton Pieve fosciano 1 0, Marginone Gorfigliano 1 1, Tau Calcio Sporting Bozzano 3 0, tirregna Pontamoriano 1 0. Vediamo anche la classifica: Serricciolo e Tirregna 19, Tau Calcio 16, Sporting Bozzano e Pontigiana 15, Sexton 14, Marginone, Pieve Fosciana 13, poi via via tutte le altre, chiude la Puagna con 6 punti. Chiudiamo con la seconda categoria, Girone C, non aggiornata, Atletico Lucca, Lucca 7, 1-1, Barga, Pieve San Paolo 3-2, Corsagna Pontecose 1-3, Montagna Pistoiese e Lacella 3 a 0, Orentano Sporting Calci 0 a 0, Piazza del Serchio Molazzana 3 a 2, San Filippo Luca Calcio 0 a 0, San Giuliano Aquila 0 a 0. Guida l'Orentano con 21 punti, Molazzana 19 così come l'Aquila Sant'Anna, 18 lo Sporting Calci, San Giuliano 15, Pontecosi 14, Atletico Lucca, Corsagna e Piazza del cerchio 13. Chiude la Piave San Paolo ancora a quota 0. Adesso lo che il derby molto atteso tra CgC Viareggio e Forte dei Marmi si chiude in parità. Sentiamo Re Lepore. Brevi è terminato 2 a 2 il derby numero 59 tra 100 giovani calciatori e Hockey Forte De Marmi, primo tempo 1 a 0 per gli ospiti che vanno in golo dopo 3 minuti con uno dei tanti ex di turno Motaran che devia la pallina alle spalle di Barozzi su assist di Turner, al 9 a 27 ancora Motaran va vicino al 2 a 0 poi è Muglia che in due opportunità al 17 e 13 7, 53 sfiora l'1 a 1 si va vale al riposo con il vantaggio per gli ospiti. Nella ripresa Mirko Bertolucci su punizione ristabilisce le sorti dell'incontro in parità superando Gnata per un fallo di Deolo che viene espulso con il blu. All'8 e 24 Bertolucci chiede il gol ma a fronte l'arbitro che ha diretto insieme a Iuorio ben piazzato non convalida all'8 e 23 c'è Romero che ha l'opportunità per il forte Mammi di riportare la sua squadra in vantaggio per un tiro diretto con l'espulsione di Mugna ma tira alto al 6.14 c'è un cartellino blu proprio per Romeo per un fallo su Bertolucci e rigore va sulla lunetta Ventura al 6.14 Magnate è davvero molto bravo a neutralizzare c'è poi il vantaggio nel momento proprio che il centro ha premuto sull'acceleratore di Samuele Mugna per il gol del 2-1 al 4,55 dalla fine su assist di Montigella quando sembrava che il centro avesse recuperato il derby a due minuti dalla conclusione 20 secondi Pagnini su assist di Turner fissa il punteggio definitivo sul 2 a 2 rammarico nelle file del cento giovani cacciatori per aver visto sfumare uno successo proprio al photo finish, il forte dei marmi alla fine di questo derby ha interrotto il silenzio stampa Vediamo i risultati della settima giornata. Scandiano Bassano 2 a 3, Cgc Forte Marmi 2 a 2, Valdagno Correggio 9 a 2, Follonica Trissino 3 a 2, Monza Breganze 4 a 3, Salzano Giovinazzo 8 a 4, Tiene Lodi 2 a 7. In testa appunto Lodi al 19, Forte Marmi 16, Valdagno 15, Cgc Bassano 13, Breganze e Trissino 12. Chiudono il Correggio con 3 punti, Giovinazzo con 1. È dispiaciuto che proprio in occasione del sentito derby con i Forte Remarmi di campionato... Eh, ci sia stato lo sciopero del tifo da parte dei tifosi eh, del eh, Viareggio, purtroppo dicono i tifosi il rincaro del biglietto del 50% non poteva minimamente essere accettato da chi tra le sue fila ha studenti precari e disoccupati, 15 euro per vedere una partita di campionato ci sono sembrati troppo dicono i tifosi, per questo abbiamo deciso di lasciare il nostro settore, la Curva Est vuota per un tempo e di appendere uno striscione, lo vedete, per i precari 15 troppo cari. Questa la nota del gruppo autonomo. Il basket femminile, bella vittoria della pizzeria La Cicala nel campionato di Serie C. Partono subito bene le ragazze di De Santi. Con un primo quarto a manetta, refertano 20 punti. Con le avversarie, il Castelfiorentino, che però non mollano a quota 13. Alla fine, comunque, Altopascio vince 58 a 34. L'Atletica ancora una bella vittoria per. Eh, Gilali Giamali del gruppo budistico Parco Alpiapuane, che si impone nella Half Marathon di Livorno, coprendo la distanza in un'ora e zero nove. Il pugilato sul ring del palazzetto di Firenze, eh, Filippo Rimanti della Pugilistica Lucchese, è stato sconfitto ai punti nella semifinale dei 75 kg dei campionati Toscani Elite da Leonardo Balli del Boxing Club Calenzano, una sconfitta di misura per l'allievo di Giulio Montere Marvin De Mollari combatterà invece per la finalissima dei 60 kg in un match tra i più impegnativi fin qui sostenuti dal portacolori della pugilistica lucchese. L'avversario è un giovane lanciatissimo atleta di colore Mohamed Diallo della Paradiso Box Lastra Assigna. Il rugby, primo successo stagionale per l'Under 14 del Rugby Lucca. Una bella vittoria che in parte ripaga le delusioni per un inizio di campionato più difficile del previsto. 24 a 14 il risultato contro il Gsp Prato. Chiudiamo. Con la pallavolo, serie a 2, una buona fonte, viva Massa! Cede alla capolista Scarabeo eh, Roma sconfitta per 3-1, ma dobbiamo dire che per massa la reazione eh, c'è stata. Archiviate le oscure. Prove con Santa Croce e Potentino. La squadra di Masini in questo caso invece ha mostrato segni di progresso. Addirittura si era giudicato il primo set e poi. Eh, Dovuta, eh, si è dovuta arrendere negli altri successivi tre set è tutto per la pagina sportiva ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo con la terza parte del TG Noi